Ben trovati con una nuova puntata di Viaggio in Molise. Quest'oggi siamo a Gamba Tesa, 27ª edizione del Festival della Canzone Dialettale Molisana, un appuntamento che si rinnova grazie alla Proloco di Gamba Tesa. E allora, insieme al nostro Viaggio in Molise, andiamo ad ascoltare gli artisti che si esibiscono sul palco e andiamo a raccogliere anche qualche commento degli organizzatori di questa manifestazione. Pasquale Abiuso, presidente della Proloco di Gamba Tesa, una 3 giorni che per il maltempo si è dovuta diminuire a 2, però è sempre un piacere il Festival della Canzone Dialettale Molisana. 27 anni qui a Gamba Tesa sono un traguardo importante. Sono un traguardo importantissimo perché comunque è una potenzialità enorme, secondo me. Quest'anno credo che abbiamo ancora preso una maggiore consapevolezza, che abbiamo acquisito una maggiore consapevolezza che in effetti il festival c'è, quindi c'è una potenzialità, voglio dire, che deve diciamo essere sfruttata al massimo. C'è una maggiore credibilità, c'è entusiasmo, insomma, è stata rinnovata anche la squadra, sono tutti ragazzi e quindi voglio dire hanno tanta voglia di lavorare, insomma, intorno al festival. È chiaro che, voglio dire, in qualche modo, insomma, ci devono aiutare un po' tutti, pure gli enti locali, la gente, insomma, e un po' tutti quelli che credono in questa, in quest'evento, in questa iniziativa. Un'iniziativa che punta a rimanere legati alle tradizioni, però possiamo dire anche al passo con i tempi, visto che sul palco si esibiscono anche canzoni dialettali in versione rock, quindi c'è sempre un work in progress. Noi ultimamente ci siamo aperti effettivamente a tutti i generi di musica, dal rock al blues, insomma, quindi voglio dire, l'importante è che ci sia, diciamo, il tratto linguistico, per noi è importante il dialetto. Siamo alla ricerca continuamente, diciamo, della cultura del dialetto, della cultura, e quindi siamo alla ricerca dell'identità, se vogliamo, delle radici, alla faccia di chi, voglio dire, in qualche modo vuole dividere questa piccola regione e quindi ne vuole dare un pezzo in terra di lavoro, un pezzo all'Abruzzo e un altro pezzo alla Capitanata. Noi vogliamo, ecco, che l'identità di questa regione, anche e soprattutto attraverso la cultura e quindi le radici, quindi il dialetto, rimanga integra e anzi si possa rinvigorire e possa dire effettivamente il Molise c'è. 18 talenti sul palco, lo possiamo dire. Penso di sì, penso di sì. Ora è chiaro che sta la giuria a valutare, insomma. Io credo che sono tutti talenti, sì. Quanto sforzo c'è però alle spalle per organizzare questa manifestazione, per animare alla fine però in generale l'estate qui di Gamba Tesa da parte della Proloco che investe sul comune? Noi purtroppo abbiamo una penalizzazione in più rispetto, diciamo, a chi organizza questi eventi, perché il festival è un'iniziativa, un evento che viene, diciamo, svolto comunque nel mezzo di un calendario un po' più lungo. Per cui sì, al momento tutte le nostre energie sono rivolte al festival, ma noi dobbiamo pensare anche alle feste, diciamo, agli eventi successivi e, come abbiamo pensato, anche a quelli precedenti. A livello economico, sì, purtroppo, diciamo, facciamo degli sforzi incredibili, insomma, le risorse finanziarie sono sempre, diciamo, minori, sono sempre di meno. Come si dice da qualche parte, penso un po' dappertutto, si frigge con l'acqua. Noi cerchiamo, insomma, di farle e di farle sempre meglio, insomma, ecco, con tutto quello che abbiamo disponibile, non soltanto le risorse finanziarie, ma ho detto prima anche c'è l'entusiasmo di questi ragazzi, c'è la credibilità, c'è la forza di voler fare queste cose, insomma, e quindi io, ecco, per questo, insomma, gli do una mano. Voglio sapere, dimmi chi è, voglio sapere.
dire, voglio sapere, voglio sapere, dimmi chi è, dimmi chi è, voglio sapere, voglio sapere, dimmi chi è, dimmi chi è, come state stato oramai è passata, è arrivata l'ora per gli aggiungere alla fora, mi sto contento, non sa c'è niente, stenga troppo buona senza televisione, cara di appicciata, passa giornata. Voglio sapere, dimmi chi è, dimmi chi è. Voglio sapere, voglio sapere, dimmi chi è, dimmi chi è. Vieni che a me te faccio vedere, vieni che a me te faccio vedere, chi la cavesta nera, chi la cavesta bianca, chi la cavesta nera, chi la cavesta bianca. Abituata i sempre che affonda, poi sono straccate da stampa c'è sto mondo, cara non capisce te una mentalità stretta e non mi chiedo perché voglio solo sapere. Domenico Giorgio collabora anche lei con la Proloco di Gambatesa per l'organizzazione del Festival della Canzone Dialettale Molisana, 27esima edizione. In realtà è una tradizione che però risale da ben 37 anni, perché sono stati 10 anni di stop. Ha vissuto tutti e 27 gli anni la crescita quindi anche di questo evento qui a Gambatesa. Sì. Sì, è un evento che purtroppo è stato interrotto per vari motivi, però è stato ripreso alla grande e quindi lo riviviamo con entusiasmo, con sinergia, da portarlo avanti e continuare con questo spirito, quindi andiamo avanti. Sono sempre tanti i cantatori molisani che vogliono partecipare, che portano le proprie canzoni rigorosamente inedite, musiche, parole in dialetto, quindi per non dimenticare il passato, le tradizioni molisane. Certo, questo è importante perché l'edizione che sono le canzoni devono essere inedite e di fatto è successo in qualche manifestazione che qualche canzone già data è stata eliminata e quindi la cosa importante, bella è questo modo di esprimersi con le novità anno per anno.